Ascolta, stanno dicendo che questo periodo è un periodo da dopo Pesach si inizia a contare l'Omer, che è il raccolto del grano. Come mai lo portano a Bet HaMikdash? Se di voi ne parliamo, il primo raccolto si prendeva il giorno dopo di Pesach. Il punto è che in questo periodo si usa tenere delle regole che sono tipo di lutto, okay? Nel senso che non si sente la musica. Con gli strumenti non ci si taglia i capelli, c'è chi lo fa fino al 33, c'è chi lo fa del mese e al 33 dell'omero, c'è chi lo fa fino alla fine, ci sono diverse usanze, però è un periodo in cui le persone tendono a non fare, ovviamente non si fanno i matrimoni e così via, però perché? Perché sono morti 24.000 degli allievi di Rabbi Akiva. Adesso questi 24.000 allievi che sono morti di Rabbi Akiva non sono morti così a caso. Abbiamo detto che dopo l'uscita dall'Egitto è un periodo che arrivi fino di 49 giorni che contiamo, fin quando arrivi a Shavuot, che è la ricezione della Torah, una grande festa che è il 6 di Sivan. E fino al 6 di Sivan ogni giorno contiamo che giorno è dell'Omer. Ci sono diverse idee se devi contare sia il giorno che la settimana. Oggi Baruch Hashem siamo all'ottavo giorno, che sono una settimana e un giorno, quindi si contano tutto, perché c'è scritto nella Torah sia di contare i giorni, poi c'è scritto anche di contare le settimane, quindi noi usiamo contare sia i giorni che le settimane. Ripeto, chi vuol vedersi un po' secondo la Hasidut come abbiamo studiato, credo che ci sia online un shiur su quello. Il punto è quello che dobbiamo noi rafforzarci è in questo periodo, visto che sono morti appunto questi 24.000 allievi di Rabbi Akiva, c'è scritto come mai sono morti, perché non si facevano, non si rispettavano uno con l'altro. Anche se nella Gemara c'è scritto che si rispettavano perché si coprivano con la stessa coperta, si volevano bene e tutto, però non si rispettavano nello studio. Una persona studiava, riusciva ad arrivare a una concezione e non la insegnava agli altri, se la teneva per sé, voleva essere un po' più saggio degli altri, e questa non è la Torah. La Torah vuole che tutti noi siamo insieme, ci avviciniamo a Dio. Come dice Rabbi Nachman, ha detto: segui i miei consigli e ti faccio kamoni mamash. È una frase famosa che dice: ti faccio come me esattamente. Mamash vuol dire del tutto. Ti faccio totalmente come me, così dice Rabbi Nachman. Una persona vuole, il vero tzaddik vuol farti arrivare, vuol farti conoscere Dio come lo conosce lui, poi magari lo conosce ancora meglio e lo tiri su tu dopo. Ma questo è quello che vogliono fare i veri tzaddikim, vogliono portarci in alto, non vogliono fare che lui è tzaddik e tutti gli leccano i piedi, non è lo scopo della Torah. Asi, il lavoro che dobbiamo rafforzarci in questo periodo, e si fa appunto ricordandocelo appunto facendo delle usanze di lutto, piuttosto che si studiano i Perkei Avot da questo Shabbat. Credo che gli Ashkenazim lo fanno da Shabbat prima, non mi ricordo, ma si studiano i Perkei Avot, che sono le massime dei padri, ogni settimana un capitolo. Magari se abbiamo tempo, magari lo studiamo la prossima settimana, vediamo se Dio vuole. Adesso i bambini sono tornati a scuola, quindi riusciamo a farlo. Il punto è che il lavoro che dobbiamo fare è veramente rafforzarci uno con l'altro. Veramente dobbiamo rafforzarci uno con l'altro. Mi sa che la prossima settimana c'è scritto nella parasha, che è nella prossima settimana, perché Achrimot Kedoshim, è in Kedoshim, c'è scritto Lo Telech Rachil, vuol dire non andare Be'amecha, vuol dire non è una delle 613 mitzvot, vuol dire che non andare a portare la malelingua, a parlare male dentro il tuo popolo, così c'è scritto. Velo tamo dal dam reha, c'è scritto, e non è come, vuol dire come se lo uccidi. Una persona che parla male uno dell'altro è come se lo uccide. Adesso, ogni volta che vediamo, dice: ah, adesso come faccio a parlare male, come faccio a smettere di parlare male delle persone? È ovvio che è difficile, però non facciamolo domani. Adesso stavo vedendo la Torah numero 272, Ein Resh Bet, che Rabbi Nachman è corta. Facciamola veloce e poi parliamo un attimo del fatto di Lo Telech Rachil, di non andare a parlare male di nessuno. C'è scritto Ayom im bekolot tishmao, vuol dire oggi se sentirete la sua voce. Una frase nei Teilim, è scritto nei Teilim numero 95, che è 90 Tzadik Hei, nel numero 95 è il verso 6 o 7. C'è scritto qua, scusatemi, faccio io se perché li leggo con mia figlia. Il verso 7 qua dice: Vezek klal gadol ba'avodat Hashem, in pratica vuol dire oggi se sentirete la sua voce. È una frase famosa che c'è scritto anche nella Gemara, che hanno chiesto al Mashiach quando viene, lui ha risposto oggi,
Poi lo stesso Tzaddik, il Tana, non mi ricordo come si chiamava, è andato da lui, gli ha detto, il giorno dopo gli ha detto, ma scusa, mi hai detto ieri che venivi oggi, ma mi dici le bugie? Gli ha detto, no, ayom, vuol dire oggi, in Beccolo Tishmau, se sentirete la voce di HaKadosh Baruch Hu. Qua Rabbi Nachman ci prende questo verso che dice, oggi se sentiremo la sua voce, la voce di Dio, è una grande regola nel servizio di Dio, che una persona non metta davanti agli occhi se non solo oggi. Cioè ti svegli la mattina e solo oggi, solo oggi. Sia con quello che si occupa del sostentamento, vuol dire dei soldi, e sia di qualsiasi cosa che hai bisogno. Bisogna che una persona pensi soltanto all'oggi, non oggi per domani, come abbiamo visto in diversi libri e come abbiamo visto l'ultimo giorno di Pesach si racconta la storia del Baal Shem Tov, di come è arrivato in Turchia, e per chi si ricorda. È uscito da Mejibush e il Baal Shem Tov aveva questa usanza a proposito di questo insegnamento che tutto quello che aveva in tasca lo dava via. Lo stesso giorno aveva in tasca 100, dava 100. Non andava a dormire la notte fin quando non aveva dato tutti i soldi che aveva in tasca, non voleva andare a dormire perché non voleva preoccuparsi del oggi per il giorno dopo. Così faceva. Ovviamente noi non siamo a quei livelli, dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare certe cose, quindi lo raccontiamo come storia. Poi, grazie a Dio, ci sono degli tzaddikim che lo fanno ancora oggi in Israele. Noi, se Dio vuole, no, no, stiamo dicendo che iniziamo quello che dice Rabbi Nachman, di guardare oggi, anche nel servizio di Dio. Come dicevamo prima, ci sono dei lavori così difficili, adesso ma devo iniziare a comportarmi bene con le persone, a giudicarle positivo, è difficilissimo. Dice, anche nel servizio di Dio, guarda oggi, non mettere davanti a come farò domani, dopodomani, ma adesso devo diventare bravo con tutti. No, inizia a vedere con chi ti trovi intorno oggi al supermercato. No, ti chiama tua madre, ti chiama tuo padre, ti chiama tua moglie, qualsiasi cosa. Ognuno di noi cerca di essere una minima più buono oggi in quello che hai davanti. Perché quando vogliamo iniziare a servire Dio, dice Rabbi Nachman, sembra che è una roba pesantissima, una cosa difficilissima. E nessuno di noi può tirarsi sulle spalle un peso così grande. Sai, una volta mi ricordo c'era il Rav Kook di Tvera, che è uno tzaddik, che per chi non lo conosce può fare la preghiera tipo 7 ore in fila. Allora lui, quando è venuto, era al colle da noi, mi ha detto: ma quando entri qua tu hai paura? Gli ho detto io: che paura, Rav? No, ma magari. Fa, no, non lo so, io vedo tutti sti libri sul muro, mi diceva, mi viene timore, ma quando mai li finirò? Così, così lui sentiva, lascia stare che lui li ha già studiati. Anche noi, quando vedi tutta la libreria piena, dici: ah, come farò mai a studiare? Nella Gemara, non so, sono 7.000 pagine di Gemara. Come faccio a studiare? No, incomincia piano piano, incomincia da una pagina, incomincia mezza pagina. Quando ci sono 2.705, tutti mi dicono: ah, Rav Galiani, no, per essere Rav devi sapere 7.000 pagine di Gemara e 2.705 halachot, vuol dire regole, sono 2.705 regole nel Shulchan Aruch, quindi ma magari che ne conosciamo due. Se una persona però guarda: ah, wow, come farò mai a imparare 2.705 regole? Ah, come si dice? No, no, no. Tutto gli diventa pesante. Dio lo sa che non sei nato con 2.705 regole che le impari così in 3 minuti. Quando una persona pensa soltanto oggi, ok, oggi ne studio due, oggi studio mezza pagina di Gemara, oggi studio una pagina di Gemara, come si dice, questo è quello che devi lavorare. Una persona deve soltanto pensare allo stesso giorno. Che non abbia nient'altro pensiero per il domani. Come abbiamo detto spesso, Rabbi Nachman dice che lo Yetzer Hara, che è l'istinto al male, può venirti a acchiappare solo sul futuro e sul passato. Sul presente non può prenderti, non può toccarti. E quindi cosa ti dice Rabbi Nachman? Pensa adesso cosa devi fare. Baruch Hashem, adesso abbiamo aperto, stiamo vedendo stiamo studiando Rabbi Nachman. Baruch Hashem, oggi studio Rabbi Nachman, mi avvicino a te. Dice, Vegam Shelo Itre, e anche una cosa che almeno per noi uomini è un po' più normale, di non spingere le cose, le facciamo domani. Io vedo che da noi è un po' più accentuata questa cosa. Non dirà: ah, domani inizio incomincio a pregare, domani inizio a studiare, domani inizio, no? Domani inizio a pregare con intenzione, come si deve, no? Come si dice, il Rabbi Nachman ci dice: un uomo non ha niente in questo mondo se non questo giorno, non hai nient'altro in questo mondo se non oggi, adesso.
È lo stesso momento in cui ci troviamo adesso. Adesso è il momento migliore della tua vita. Ogni volta così, ogni istante è l'istante migliore della tua vita. Adesso stai vivendo, questa è la vita. Perché il giorno dopo è un giorno totalmente nuovo. Chissà, è una creazione nuova. Avrai dei lavori totalmente nuovi. E il lavoro che devi fare adesso non c'entra niente con quello che devi fare domani. Ayom in Bekolot Tishma vuol dire oggi se sentirate la sua voce. Quindi Ayom, perché Ayom proprio oggi. Ayom vuol dire oggi. Oggi. Apposta è scritto oggi, non c'è scritto quando sentirete la voce, no, quando la sentirai oggi. Ok? Quindi ognuno di noi che provi a rafforzarci sì nel oggi. E quindi, come dicevamo prima, che in questo periodo che è l'oggi di oggi, è rafforzarci appunto in volerci bene uno con l'altro e ovviamente farci kavod uno con l'altro e farci. Onorare uno che una persona onori il suo prossimo. C'è scritto nella Torah, diciamo prima, che una persona non vada in giro a parlare male, che non vada in giro a parlare, a dire robe negative anche. Se quando c'è una brutta notizia, non essere quello che viene e dice la brutta notizia. Cerca sempre di tendere e dare sempre buone notizie. Rabbi Nachman ci insegna nella Torah numero 29, che è un altro insegnamento che ci porta. Rabbi Nachman, che dice: se tu vuoi parlare a una persona e vuoi che questa persona ti senta, cioè che ascolti le tue parole, che riceva da te delle parole, quello che vuoi insegnare, che se vuoi che una persona segua quello che gli vuoi dire, dice Rabbi Nachman, devi sempre dire delle buone parole, devi sempre dire delle parole buone, perché le persone sono a pezzi, già non hanno bisogno che butti il sale sulle ferite, come dicevamo. Non ha bisogno che butti il sale sulle ferite e dici: ah, non sei buono qua, non fai bene qua, non dovresti far meglio quello. No, le persone vogliono, se qualsiasi persona, ognuno di noi vuole sentire delle parole positive. Nessuno gli piace una cosa del genere, nessuno. Quindi ogni volta quando vogliamo dire qualcosa, mandare un messaggio a qualcuno, non iniziamo dicendo: ah, ma tu non stai bene così, non fai bene così, dovresti far meglio così. Le persone vogliono sentire delle parole positive. Cosa vuol dire? Non solo parole positive, no, ma anche che c'è speranza. Non vogliono che li abbatti. Nessuno vuole essere abbattuto. E noi non diciamo le parole di speranza perché vogliamo che ci ascoltano, cose del genere. Noi diciamo le parole di speranza perché così ci insegna Rabbi Nachman, che quella è la verità. Rabbi Nachman dice che non esiste la resa, non bisogna mai arrendersi. Quindi, anche se fino a ieri mi comportavo come un animale, oggi tutto può ribaltarsi. Tutto può ribaltarsi e posso iniziare a comportarmi con una persona come si deve. Ma non importa quello che hai fatto fino ad oggi, non importa quello che hai fatto, quello che hai combinato, niente. Ancora oggi hai la possibilità, finché respiri, hai ancora la possibilità di riuscire nella vita. Sai, c'era un ragazzo, un signore, che era venuto un po' di tempo fa al tempio, una storia di poco tempo fa, però io non l'ho conosciuto direttamente, però è venuto, ha studiato con uno del tempio da noi. E poi era anziano, e alla fine poi è venuto, è iniziato a essere in contatto con lui, gli ha raccontato che era uno dei giudici, e alla fine gli ha chiesto di venire a casa sua. Era malato, aveva la malattia, quindi era già, poi dopo un po' era rimasto sdraiato a letto e tutto, e dopo un po' di tempo gli ha chiesto: puoi venire a mettermi i tefilin? E ha messo i tefilin, questo ha pianto, non so, per un'ora e mezza con i tefilin sopra. Era la prima volta che metteva i tefilin, che sono scatoline, per chi non lo sa, dove c'è scritto che Dio è uno. Tutta la vita non li ha mai messi, vive in Israele, ebreo, tutto, non li ha mai messi perché era contro la religione. Ha messo a 90 anni, la prima volta i tefilin, ha pianto per un'ora e mezzo, dopo 2 giorni è mancato. C'è chi può arrivare ai mondi più elevati in un giorno. Noi cerchiamo di farlo da adesso perché non sappiamo se avremo il lusso di poter far ciuvà in altri modi, quindi cerchiamo di farlo adesso. Però abbiamo detto che questa è una cosa importante, che cerchiamo sempre di non attaccare le persone, non rimproverarle, o non. Come si dice in italiano? Però di sempre puntare il dito e dire: non sei bene. Non, come si dice? Che non sei a posto. Okay? Questo è molto importante. Rabbi Nachman una volta ha raccontato un sogno: racconta che sono arrivati delle anime del mondo a venire, e gli ha detto: ah, ma perché hai fatto così, così, così? E c'è scritto che Rabbi Nachman gli ha detto: ma siete venuti, pensavo veniste qua a rafforzarmi, a dirmi: dai, ce la fai, dai, vai avanti, così, invece siete venuti ad abbattermi, vai via.
andate via. Allora, se non voglio avere a che fare con persone del genere, non voglio avere a che fare con persone che mi abbattono. Non, 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 come dice Rabbeno ci insegna, com'è che puoi fare sempre là nella Torah 29? Uno dice ok, devi dire cose positive. Come faccio a dire cose positive? Ci sono delle situazioni che sono difficili. Ti dice Rabbi Nachman, metti dat, vuol dire consapevolezza in quello che dici. Cosa vuol dire? Metti Dio nelle parole che dici. Parla di Dio, dica Hashem, adesso ci si trova qua con me a Kadosh Baruch Hu. Parla emunah, parla fede. Nel momento in cui parli fede, ti escono anche parole positive. È per questo che c'è scritto, lo telech rachil be'amecha. Chi vuole può usarlo per drasha per la prossima settimana, che è la parashat Shavua. Vuol dire che non parlare rechilut. Rechilut vuol dire parlare male lingua. È una cosa che in Italia, mi ricordo quando sono venuto in Israele, che ho iniziato a studiare questa roba qua, non riuscivo a capire, ma cosa vuol dire non parlare male lingua? Mi sono reso conto soltanto quando ho iniziato a studiare, ho detto, wow, io quanto ne parlo. Sai, a Milano, non so come se in altre città è così, a Milano è normale, uno arriva, mai visto quello? Ma quello non va bene, no, noi non dobbiamo mai parlare di nessuno, ma chi se ne frega di cosa fanno gli altri, voglio migliorare me stesso. E quindi questo può essere una virgola, che non è tanto una virgola, ma è uno spazio enorme, che ognuno di noi può rafforzarsi in questo periodo, che è un periodo che appunto c'è scritto che dobbiamo rafforzarci rispettarci uno con l'altro. Questo è quello che ci insegna Rabbi Nachman, e non guardare a domani, come farò, ma domani non riesco, adesso prendo su di me di non parlare più la malelingua, di non parlare più male di nessuno, come faccio domani? Domani vado a becco questa mia amica che why, lei appena la vedo me ne dice di tutti, su tutti di tutti, ma non pensare a domani, non pensare a quella tua amica, non pensare tra una settimana se la vedi, pensa oggi, io da oggi, da adesso, mi rafforzo che faccio questa cosa qua. E questo è quello che ci insegna Rabbi Nachman, collegato in quello che abbiamo detto della parasha della prossima settimana, sarà ormai, e Bezrat Hashem, con una delle 613 mitzvot, che lo telech achil be'amecha, vuol dire non andare a spettegolare, una roba del genere, non andare a spettegolare in mezzo al popolo, come si dice, è una delle cose così ovvie, però bisogna sempre ripetere, perché appunto c'è scritto che è una delle cose che una persona non trae godimento da questo mondo. C'è una come si dice, una storia del Rav Kahneman, per dirvi com'era Zeb, stiamo parlando, è un Rav che era Rav di Ponovich, che viveva prima della Seconda Guerra Mondiale, e Rabbi Yosef Shlomo Kahneman è morto nel 1969, e lui una volta, ho sentito una storia l'altro giorno, fai te dico che livelli, una storia da $1,000,000, semplice, era per strada con uno dei suoi allievi, camminava, era già anziano, è arrivato un suo vicino, gli ha detto, Rav, mi devi 600 lirot, erano le lire tipo 200 euro, mi devi 600 lirot, e lui gli ha detto, ah, ma perché? E lui ha detto, perché hai fatto i lavori in casa, hai pitturato in casa e il tuo colore ha bloccato i miei tubi, ho dovuto chiamare un installatore e mi è costato 600 lirot, però è colpa tua. Allora lui ha detto, scusami, ha tirato fuori dalla tasca 600 lire e gli ha detto, tieni 600 lirot che c'erano qua in Israele. Ha preso i soldi, grazie a Rav, grande, guarda, sei troppo bravo, gli bacia la mano e se ne va. Lui va avanti un paio di passi e dice al suo allievo, gli dice, sai, ti do tre motivi per cui non avrei dovuto pagargli queste 600 lire. E gli ha detto, perché Rabbi? Gli ha detto, guarda, prima di tutto il colore non tappa i tubi. Cioè quando metti il colore dentro i tubi, il colore non li blocca, non li ottura. Seconda cosa, le sue tubature escono da una parte del palazzo e le mie dall'altra parte del palazzo. E terza cosa, sono 20 anni che non faccio i lavori in casa, sono 20 anni che non pitturo casa. Questo viene e mi dice che... Allora il suo allievo gli ha detto, ah, ma allora perché gli hai dato 600 lire? Sono un botto di soldi, non so se erano 200 o 300, non ho idea. Però gli ha detto, ma stiamo parlando di un periodo dove c'era malapena da mangiare in Israele. Gli ha detto, ma Rav, com'è che gli hai dato 600 lire? Ma è da pazzi.
E il Rav gli ha detto: meglio tirare fuori 600 lire e avere pace con i miei vicini di casa piuttosto che iniziare una lite per salvarli. Quindi sono i 600, le 600 lire che ho speso meglio di tutto in tutta la mia vita. Per dirvi, così sono gli tzadikì non gliene frega niente dei soldi, gli interessa che ci sia pace con i vicini, con le persone che gli stanno intorno, quindi ognuno di noi, la cosa importante è levater, vuol dire lasciare andare vuol dire non prendersela. Mi raccontava l'altro giorno, mi diceva una storia mia figlia, in questo libro di storie su Rav Steinman, anche Rav Steinman è mancato forse 10 anni fa, forse anche meno, lo tzadik viveva qua, studiava tutto il giorno, la faccio breve, però è arrivato questo, c'era questo ebreo inglese che aveva aperto uno studio medico a Londra, in un quartiere, e c'era un grosso, e visto che era molto bravo e la gente iniziava a venire da lui, in pratica c'era un altro grosso studio vicino a lui di medici che ha iniziato a perdere. E hanno iniziato a fare i casini, hanno provato a mettergli i bastoni tra le ruote, gli hanno detto: guarda, devi chiudere, siamo già noi qua. E lui ha detto: no, non chiudo. Fin quando hanno iniziato un po' a fare i casini, perché erano connessi con la politica, quindi hanno iniziato a fare i permessi o cose del genere, non sapeva cosa fare. Allora un suo amico gli ha detto: guarda, io vado in Israele, se vuoi venire con me andi a Rav Steinman, è uno tzaddik, vedrai che ti darà il consiglio giusto. Ha detto: ma da un rabbino? Fa sì, guarda che ne sa una marea, va da tutto il mondo da lui. Adesso lui arriva in casa, la casa, chi conosce la casa del Rav Steinman era a pezzi, anche se l'altro Rav 20 anni non aveva dipinto il Rav Steinman, mi sa 60 anni, e spesso era vecchio e sedeva sul letto, ma veniva veramente da tutto il mondo. Arriva questo signore, gli spiega la storia e Rav gli dice: ok, chiudi. Da lui c'è la frase famosa che dice: Na ra'iti ve'gam zakanti ve lo ra'iti mevater mafsid, vuol dire, sono stato ragazzo e anche poi sono invecchiato e non ho mai visto chi ha rinunciato che abbia perso. È una cosa che proviamo a inculcare ai bambini, ma è difficilissimo da inculcare ai bambini, ma ci proviamo. Allora arriva da lui e gli ha detto: chiudi, qual è il problema che chiudi? E lui ha detto: ma Rav, ma perché chiudere? Fa perché, come si dice? E gli ha detto questa frase: guarda, io studio la Torah da anni e non ho mai visto chi rinuncia che ci perde. E lui ha detto: ma Rav, ma per chiudere mi costa 70.000 euro tra pagare i dottori, la liquidazione, pagare l'affitto che esco prima del tempo. Vede? E lui ha detto: ok, per Dio non è un problema darti 70.000 euro. Tu, come si dice, chiudi, rinuncia e vedrai che Dio ti farà una sorpresa, perché non esiste. E lui ha detto: ah, però mi è difficile. Ha detto: guarda, io non prometto mai niente, ma ti dico, ti prometto che Dio ti aiuterà, perché mai nessuno nella vita ho visto che ha rinunciato per amor del cielo e Dio non gli ha fatto un miracolo. Questo qui è uscito di lì, ha detto: oh, il Rav l'ha detto, è rimasto così impressionato da questo tzaddik. E poi i tzadikin ti parlano, come dicevamo prima, parlano così in modo positivo che, come si dice, ti entra nel cuore. È tornato indietro, ha chiamato questo qua, ha detto: guarda, io vengo da voi, volevo soltanto dirvi, tranquilli, io adesso chiudo il posto. E gli ha detto: vuoi che ti dia dei soldi? No, non ho bisogno di soldi, niente, io chiudo. Allora, quando torna a Londra, arrivano i capi, hanno detto: guarda, questo qui sicuramente ci sta facendo un combino, magari vuol far saltare, la gente non verrà più al nostro studio perché diranno: ah, vedi, avete fatto chiudere quello. Vanno da lui e gli chiedono: ascolta, qual è il combino che fa? No, no, nessun combino, guarda, io ho parlato col mio rabbino in Israele, Rav Steinman, ma ha detto: come tuo rabbino? Fa sì, no, guarda, non mi interessa. Allora, così ha chiuso con loro l'accordo, cioè gli ha detto che non faceva niente. Arriva questi qua, i capi di questo studio medico, si sono incontrati e hanno detto: ascolta, cos'è che gli ha detto questo rabbino? Sicuramente stanno facendo un trucco contro di noi. Hanno mandato uno di loro, lo mandano in Israele, a Bnei Barak. Arriva qua a Bnei Barak da Rav Steinman, entra, dice: chissà chi è da sto rabbino qua, è riuscito ad avere un appuntamento. Entra dentro.
E gli dice, vede la casa tutta devastata, e dice, ma chi è questo? Chissà dove nasconde i soldi, così proprio racconta che quando era arrivato era scioccato da vederlo, era seduto sul letto con la gamarra così. Allora gli parla e dice, Rabbi, buongiorno, io vengo a nome dei soci dell'altro studio medico, tu hai detto al loro concorrente di chiudere, volevamo capire che gioco stai giocando. Io ho detto, no, no, nessun gioco, io gli ho detto soltanto che chi rinuncia guadagna molto di più di... E lui ha detto, ah, ma c'è un trucco, vedi? Ha detto, no, questo è quello che è scritto, fate vedere, questo è quello che è scritto nella Torah c'è scritto che chi rinuncia guadagna. E allora lui è rimasto un po' scioccato e ha detto, ah, ma allora cosa consigli di fare a noi? Adesso magari le persone inizieranno a dire, ah, vedi, lui chiude lo studio medico, smetteranno di venire anche da noi perché diranno che siamo noi che l'abbiamo chiuso, cosa ci consigli di fare? E Rav Steinman gli ha detto, a voi? Avete uno studio medico, non so, a Manchester, gli ha detto un'altra città? Gli ha detto, no. Gli ha detto, prendete questa persona qua. Aprite con lui lo studio in un'altra città, tanto avete già visto che è bravo, ha un buon rapporto con i dottori e con i clienti, vi ha fatto concorrenza bene. Prendete lui come direttore, aprite, mandatelo a Manchester in un'altra città, qua almeno anche i pazienti diranno, ah vedi, era così bravo che loro l'hanno preso e l'hanno messo da un'altra parte. E questo qua ha detto, wow, è bellissima idea, Rabbi, posso chiamare i soci? Chiama i soci, gli racconta tutta la storia, loro, bellissima idea, fantastica. Gli ha detto, guarda, torna dentro, dagli 3.000 euro per il consiglio e torna indietro. È entrato dentro e gli voleva dare 3.000 euro, Rav ha detto, no, io non li prendo i soldi. Ha detto, perché Rav, da noi si usa così, sai, una persona ci dà un consiglio per business e noi lo paghiamo. E Rav gli ha detto, guarda, cioè, meglio che paghi le persone che hanno studiato per dare i consigli di business. Io non vi do i consigli di business, io vi do il consiglio secondo quello che è scritto nella Torah. Io non ho studiato la Torah per darvi i consigli di business, quindi tenetevi i soldi tutto a posto. Questo ancora di più è tornato indietro scioccato. Sono tornati a Londra, hanno parlato con il loro concorrente, hanno aperto uno studio che. La persona che racconta la storia è lui, quello del primo studio, dice che ha. Il miracolo gli è avvenuto così veloce e così più grande di quanto mai avesse pensato che... Quindi, tornando a noi, Nara iti vegam zakanti velora iti mevater mafsid, vuol dire anche ero giovane, poi sono diventato anche, cioè ero giovane, poi sono invecchiato e non ho visto chi ha rinunciato che ci ha perso. Quindi, se Dio vuole, in una lite, può essere una lite familiare, una lite con un amico, una rinuncia col bestiere, va bene, lui mi ha detto così, va bene, hai ragione tu, non essere quello che, no, devo avere io l'ultima parola, devo mettere io la bandiera della giustizia, col bestiere, va bene, hai ragione tu. Se Dio vuole ci vediamo la prossima settimana che ricominciamo un po' a studiare insieme, che appunto, Baruch Hashem era Pesach, però Pesach vuol dire anche bambini in casa, casini, eh? Bezrat Hashem, magari anche per chi vede i video, magari dalla prossima settimana, se Dio vuole, mettiamo un po' di video. Che sia Kaitz Bari, vuol dire una buona estate. Bezrat Hashem, ci vediamo presto.